la sostanza, diciamo, della lettera, mette in risalto elementi che già si conoscevano, che erano, diciamo, giravano in città, e cioè delle difficoltà che si potrebbero avere nei prossimi mesi, nel prossimo anno, a poter sostenere il livello di spesa e l'impegno, quindi per l'azienda, relativamente, diciamo, alla conduzione della società sportiva. Voglio ricordare, faccio una parentesi a questo proposito, anche per portare un po' di numeri che io ho fatto, ecco, per conto mio, non voglio entrare nel bilancio della società, però insomma sto alle cifre che mi hanno detto, che occorre apportare all'anno circa, per poter sostenere la squadra in Serie B, una cifra che può andare dai 4 ai 6 milioni di euro di sbilancio. È una cifra indicativa, ecco, no? Come dico, non voglio entrare nei bilanci della società. E questo deriva dal fatto, ben lo sapete, che rispetto agli anni precedenti anche, la quantità di risorse che viene data al campionato di Serie B rispetto agli anni precedenti è diminuita notevolmente. Questa è una delle ragioni principali, tutte anche le problematiche legate ai diritti televisivi. E devo sempre, per continuare questa parentesi, ricordare che la società di cui parlo, di cui vi dico, sta portando avanti le problematiche, direi con ottimi risultati, della Rimini Calcio dal 94, quindi sono circa 15 anni, e basta fare, diciamo, una semplice moltiplicazione, non voglio stare adesso a valutare Serie C, Serie B, insomma sono alcune decine di milioni di euro, ecco che. E qual è la riflessione? Sono due sostanzialmente le riflessioni che mi ha fatto il Presidente nella lettera. La prima è che c'è la necessità, al di là di questo campionato, che ormai diciamo ha trovato il suo equilibrio, parlo dei prossimi campionati, che la classe imprenditoriale della nostra città, nel caso voglia o ritenga, diciamo, che questa presenza della società sportiva continui a essere, quindi la COSIF non si tira indietro, ecco, nella lettera, dice noi vogliamo fare la nostra parte, ma da soli non ce la facciamo. Grosso modo credo di sì, ecco, come dico, non voglio entrare nei bilanci della società, ma i termini di riferimento sono questi. E se pensate allo sbilancio che vi dicevo, ecco, trovare un partner che almeno copre il 50% o dei partner che almeno coprono il 50%, è una cosa difficile. E questo quindi l'appello che ha fatto al sindaco, ecco, di adoperarsi, di far capire appunto che per poter proseguire a questi livelli impegnativi occorre trovare dei partner dal punto di vista societario. Quindi non, come vi dicevo, un tirarsi indietro, ma la ricerca, diciamo, di altri partner che possono proseguire teoricamente anche alla fiera nel caso ci fosse un partner che dicesse me ne occupo totalmente io, ecco, però come dico ci sarebbe anche la disponibilità a continuare. E nel caso questo non fosse, non si verificasse nei prossimi mesi, nel prossimo semestre, ecco, nei prossimi 8 mesi, il secondo punto che la lettera mette in evidenza è che non posso sottacere, l'azienda dice o si verificano delle coincidenze fortunate, per cui insomma nelle vicende economiche che interessano ogni società è possibile ridurre di molto questo disavanzo che ogni campionato richiede, parliamo del prossimo campionato, oppure insomma ci sarebbero dei problemi, ecco, per la conduzione della squadra in Serie B nel prossimo anno, quindi capite bene qual è il significato. E questo è il succo della lettera, ecco, che mi hanno mandato, io che ho ricevuto forse qualche cosa di più settimane fa, è arrivata che io ero fuori all'estero, quindi insomma 3 settimane fa di che io ne sono a conoscenza e quindi capite un momento di riflessione anche del mio personale,
ho ricontattato la società per parlare, ecco, una o due volte per capire bene, quindi un'interlocuzione, e poi ho ritenuto opportuno e ne ho parlato anche con l'azienda, non è che lo faccia al buio per loro, gliene ho parlato, gliel'ho detto, guardi, anche loro mi avevano chiesto di poterla fare conoscere, e quindi gli ho detto, io ne parlo in maggioranza, ne parlo con la stampa, siete liberi anche voi, insomma, di prendere una posizione pubblica, ecco, non solo riservata al sindaco. Questo con loro, appunto, ieri mi sono sentito, ne ho parlato in maggioranza, e quindi credo che questa cosa, che già un pochino si conosceva, era nel gossip, no? Nel pourparler, nei discorsi, a questo punto è un documento, per quanto diciamo indirizzato al sindaco e riservato per il sindaco, però è un documento ufficiale, ecco, che è arrivato dall'azienda e dalla società che in questo momento gestisce la Rimini Calcio. E allora volevo con voi, diciamo, fare alcune puntualizzazioni che vi scandisco per punti. La prima è che indubbiamente non possiamo sottovalutare questo, direbbero gli anglosassi, statement, queste affermazioni che l'azienda fa, insomma, lo fa in maniera ufficiale, lo fa il sindaco, e quindi è qualche cosa sulla quale ho riflettuto e bisogna riflettere, ecco, non credo che possa essere messa così fra le tante lettere che arrivano. La seconda, siamo nel corso del campionato. Credo che la società Rimini Calcio e la COCIF abbiano fatto per questo campionato molto, ecco, per mantenere la squadra in Serie B. Non è un giudizio tecnico il mio, è solamente un giudizio generale, ecco, così, per la conoscenza che ho del mondo del calcio, e credo che sia mio compito e compito della città in questo momento. Ogni campionato di Serie B ha delle difficoltà, stringersi attorno alla squadra per sostenerla, stare vicino alla società, e quindi questo è lo spirito, diciamo, col quale io lo comunico, ecco. Il tema è che dobbiamo in questo momento particolare del campionato essere, questo almeno è il mio pensiero, stretti attorno alla squadra. La terza considerazione e che io, diciamo, metterò in campo, diciamo, ciò che sono le mie possibilità. Sapete che già ho incontrato parte dell'imprenditoria cittadina, non solo per la problematica del calcio, ma in generale, diciamo, per quel che riguarda il sostegno agli sport della città, non solo gli sport maggiori, ma anche gli sport minori. Era questo, diciamo, il ragionamento che avevo fatto, e quindi su questo terreno continuerò a svolgere la mia azione. Però credo, ecco, che il messaggio che ci derivi, appunto questo nel terzo punto, sia un messaggio molto preciso, e cioè l'amministrazione farà quello che può e deve fare, bisogna che anche le forze imprenditoriali della città, i movimenti, insomma, le associazioni, se vogliamo mantenere questo livello, bisogna, cioè, che, come si dice nel linguaggio un po' terra a terra, bisogna che qualcuno batta un colpo, ecco, cioè bisogna che vengano fuori delle proposte concrete a questo punto. Non ci si può più, dico modesta, lo sforzo che alcune aziende hanno fatto sono importanti, però rispetto a quello che è l'entità, diciamo, del conquibus che bisogna mantenere per tenere una squadra come quella del Rimini in Serie B.